La mia vita d'artista è, come dire, appunto, è una parola, nel senso la vita di artista, la vita da ingegnere, la vita da ricercatore, come dire, la vita, ecco, credo che la vita sia sempre scandita da una fiducia nelle relazioni karmiche in qualche modo, no? Alcuni di quegli incontri karmici che mi sono capitati sono stati con un ragazzo in treno mentre andavo a Modena, quando avevo 16 anni, che mi ha consigliato di leggere Gödel, Escher e Bach di Douglas Hofstadter, un libro meraviglioso, sottotitolo Eterna Ghirlanda Brillante, un libro che mi ha cambiato la vita, veramente strabiliante. Poi L'universo elegante di Brian Greene e La realtà non è così come appare di Carlo Rovelli. Un libro è come un effetto domino, no? Tu parti da uno e poi è l'altro quello che ti dice cosa tu devi leggere. Quindi saranno già questi tre sono tantissimi, cioè offrono miliardi di direzioni diverse. La bibliografia è la cosa più preziosa che ho. Perché se non fosse stato per i libri che ho scelto e che mi sono capitati, non sarei mai arrivato a pormi certe domande. Perché la cosa più difficile, secondo me, non è capire la risposta, ma capire qual è l'importanza della domanda. E ci sono libri che, per esempio, Incontro con uomini straordinari di Gurdjieff, è incredibile in questo senso. E per questo dire quali sono i libri che uno sta leggendo adesso è un po' come dire al mondo qual è la tua ricerca nei prossimi 2, 3, 4, 5, magari 20 anni. E quindi non direi mai quello che sto leggendo adesso.